L'ordine si faceva tramite un messaggio su WhatsApp e Instagram. La consegna della droga avveniva così, come vedete, dalle immagini, direttamente al cliente che rimaneva in auto. Il compratore, insomma, neppure scendeva dall'automobile. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato 7 persone, in gran parte con precedenti penali, e responsabili di muovere un grosso quantitativo di droga nel casalese. 2 albanesi sono finiti in carcere, 3 italiani agli arresti domiciliari, e per un quarto italiano è scattato l'obbligo di presentare davanti all'autorità giudiziaria. La 7ª persona è ancora ricercata. A capo dell'organizzazione 2 albanesi, in grado di gestire sul territorio casalese ingenti quantitativi di cocaina che poi facevano smistare dai 3 italiani. La caratteristica della banda era quella di vendere la cocaina al pezzo, che corrispondeva quasi sempre a poco meno di un grammo, prezzo tra i 70 e i 90 euro. Un'attività che faceva guadagnare circa 4.000 euro al giorno. Riteniamo di aver dato un importante colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel casalese. I clienti che si approvvigionavano di sostanze stupefacenti provenivano da tutto il Monferrato, quindi sia da Casale Monferrato sia nei dintorni.